con l'ingresso di Evans Triumph e quello di Blue Streeter, si va agli ordini dello starter, ci siamo partiti. Dall'interno Wilda veloce insieme a Sadova ad Arcadia, dall'esterno anche Nina Formi che prova a far partenza, poi anche Salsa ad Arcadia. Alla fine Wilda e Sadova insieme a Nina Formi, questo è il terzetto che conduce con Wilda che tiene la posizione in corda nei confronti di Sadova ad Arcadia che affronta la curva un po' così e così. Poi Federico Bossa riprende Sadova ad Arcadia, lo rimette dritto. E alla fine Wilda, senza sforzo apparente, la grigia della LD, Dario Vargi in sella, in vantaggio nei confronti sempre di Sadova ad Arcadia, all'esterno c'è Nina Formi, poi all'interno ancora Evans Triumph, questi sono i primi, poi ancora a contatto Salsa ad Arcadia, Blue Streeter che rimane coperto in corda, lasciando poi in coda Happy Causin. E allora in vantaggio c'è sempre la grigia, che è Wilda nei confronti di un terzetto che la insegue, composto da Sadova d'Arcadia, Nina Formi, poi ancora Salsa d'Arcadia, con Wilda in vantaggio nei confronti ora di Evans Triumph, l'outsider che va alla caccia della grigia. E allora Wilda contro Evans Triumph, è battuto invece Sadova d'Arcadia, Wilda in vantaggio nei confronti di Evans Triumph, poi Blue Streeter che prova a recuperare dalle retrovie con Wilda che ha ancora un paio di lunghezze da gestire su Evans Triumph che non demorde l'outsider, Wilda si deve difendere da Evans Triumph, Wilda però ha tutto sotto controllo nel tratto ultimo, Wilda tiene a bada un ottimo Evans Triumph e per la terza Blue Streeter su tutti quanti gli altri. Favorita e ultimo del campo, di fatto se la sono giocata, anche se Wilda è ripartita bene nel tratto finale sotto la spinta di Dario Vargiu. Ottimo comunque un Evans Triumph che è secondo, il numero 5, vince il numero 2 Wilda, secondo il 5 di Evans Triumph e al terzo il 3 di Blue Streeter, 2-5-3, e allora l'arrivo numerico è ufficioso, 3 contro 4, 1,75, la quota in chiusura.